Fedez risponde a Selvaggia Lucarelli, ma questa non è la notizia. La notizia è che i fan si sono preoccupati perché balbetta tantissimo. Cara Selvaggia Lucarelli, la tua ossessione nei miei confronti oggi ha, credo, superato un limite e ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro, tra l'altro. E quando in realtà io faccio beneficenza per una fondazione che si chiama TOG, per dei bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi e complessi. Ti ringrazio perché mi dai l'occasione di spiegare come faccio beneficenza tramite le uova di Pasqua. E quindi non riempio le tasche di Carlo De Benedetti come hai fatto tu fino all'altro ieri con il quotidiano per cui lavoravi, ma lo faccio per dei bambini che ne hanno bisogno. Mi chiedo scusa per la balbuzia, ma è un problema che ho da un po' di tempo e quindi ci metto un po' di tempo a formulare una frase. Dicevo, io grazie a quello che ho fatto a livello di beneficenza per TOG sono riuscito a raccogliere più di 500.000 di euro in un anno. E adesso vi racconto come doneremo soldi e perché i soldi passano dalla Fondazione Fedez per poi andare a TOG. L'azienda Volcor ha dato un anticipo delle vendite dell'uovo e le ha date alla Fondazione Zeref, alla mia fondazione, che donerà altri soldi. A breve uscirà un comunicato per spiegare come. Dichiara che ce l'ha da un po' di tempo, ma noi solamente nelle ultime settimane lo abbiamo sentito. Chissà cosa avrà Fedez.